Marco Casella si laurea alla Cattolica di Milano nel 1997 e nello stesso anno si trasferisce negli Stati Uniti, iniziando a costruire il suo sogno americano lavorando nel settore finanziario a Wall Street. Prima ricoprendo ruoli importanti per Merrill Lynch e poi fondando la GC Capital Group, di cui è anche amministratore delegato. Marco racconta ad Exportiamo la sua storia, fornendo elementi utili per fare investimenti nel paese a stelle strisce ed in particolar modo nella città di New York. Grazie Marco per aver accettato l'invito di Exportiamo e per la tua disponibilità. Raccontaci la tua storia. Come sei arrivato negli Stati Uniti e perché hai deciso di vivere e lavorare nella Grande Mela? Ho sempre avuto un'idea della cultura americana come la terra delle opportunità e sono venuto subito dopo la laurea, esattamente 5 giorni dopo il diploma di laurea in Italia, dove ho fatto la maggior parte dei miei studi. Più che altro all'inizio per un'esperienza che doveva essere di un anno, un paio d'anni, poi magari rientrare in Europa con un buon bagaglio. Invece poi sono nate molte opportunità, sono rimasto e è stata molto bella sia a livello professionale, i primi anni, sia anche a livello umano, perché sono arrivato un po', fra virgolette, all'avventura, quindi senza un lavoro, contatti specifici, ma proprio in questa ottica un po' del sogno americano di venire a fare un'esperienza negli Stati Uniti, a New York in particolare. Di cosa si occupa la GC Capital Group? Quali sono i vostri servizi e verso quali clienti vi rivolgete? La GC Capital è una società di wealth management, quindi gestione patrimoniale. Facciamo investimenti sia finanziari che immobiliari, specificatamente immobiliari sulla zona per il momento di New York. Abbiamo una clientela internazionale che varia dall'Europa al Middle East, molto in Latin America e soprattutto adesso in Brasile. La nostra clientela appunto sono individui o aziende che hanno business negli Stati Uniti o che vogliono avere una gestione dei loro patrimoni a livello globale. Visto che noi abbiamo personale appunto un po' di tutto il mondo, abbiamo un paio di italiani, un paio di persone oltre a me, persone dal Venezuela, dal Brasile, da un'altra persona dall'Europa, quindi siamo tutte persone che siamo integrati nella realtà americana, però veniamo da background multiculturali un po' da tutto il mondo. Il mercato immobiliare ed immobiliare americano hanno vissuto dal 2000 fasi altalenanti, in particolare quello legato alla città di New York. Dalla bolla della new economy legata a internet nel 2000, all'attentato alle Torri Gemelle nel 2001, fino alla crisi dei mutui subprime nel 2009. Investire in America conviene sempre e comunque. Quali attenzioni deve porre un investitore? Io da quando sono qui diciamo che le ho viste un po' tutte, sia a livello economico che a livello non economico, dalle Torri Gemelle al blackout, quindi è stata un'esperienza estremamente interessante. Sicuramente è un'economia, ma non solo quella americana, ormai l'economia globale purtroppo direi molto altalenante, quindi a fase un po' di sali scendi. Ci sono sicuramente delle opportunità interessanti. E al momento stiamo vedendo, soprattutto in una fase di incertezza e di rallentamento in Europa, molti flussi tornare verso gli Stati Uniti, dove anche verso gli Stati Uniti piuttosto che per esempio i mercati emergenti, dove c'erano stati flussi molto molto forti anni passati. La cosa direi fondamentale di questo mercato è che c'è un sistema di garanzie al di là di tutto che è molto importante e che si trova in molti altri pochi paesi, quindi c'è comunque un sistema che funziona a livello burocratico, a livello di tassazione, ci sono molte aziende per esempio nel campo tecnologico, vediamo a New York molte invenzioni, molti inventori, molti fondatori di queste aziende non sono in realtà americani, molti sono tra l'altro anche di italiani. Vengono a New York o vengono negli Stati Uniti perché hanno un sistema di garanzie, di meritocrazia, trovano fondi basati su un'idea e non su altre cose. Quindi è un sistema che permette al capitale umano di potenziarsi e di svilupparsi al meglio, diciamo, come una frase molto interessante di Bloomberg, l'ex sindaco di New York, dice è più facile per il capitale umano attrarre capitale finanziario che per il capitale finanziario attrarre capitale umano. Purtroppo in altri paesi non è così.
E quindi gli Stati Uniti sicuramente rappresentano, secondo noi, rappresenteranno ancora per i prossimi 5, 10, 15 anni una piattaforma, un mercato estremamente interessante per sviluppo soprattutto appunto delle nuove economie, l'high tech e soprattutto l'high tech applicato all'economia reale. Voi lavorate anche nel settore immobiliare. Come sono strutturate le vostre operazioni al fine di coinvolgere i piccoli imprenditori che non dispongono di grossi capitali, ma che vogliono investire diversificando il loro portafoglio oltreoceano? Noi per il momento a livello immobiliare abbiamo investimenti, stiamo facendo investimenti nella zona di New York, il piano poi ovviamente è di espandere anche in altre zone. Crediamo che per tutta una serie di congiuntura economica ci siano delle opportunità molto molto interessanti in zone di New York che tipicamente erano zone più a basso reddito, con alta criminalità. Parlo di zone limitrofe a Manhattan, come per esempio Brooklyn, il Queens, lo stesso Bronx, dove adesso, grazie a una buona economia fondamentale della zona di New York, grazie sicuramente a un buon lavoro degli ultimi sindaci Giuliani e Bloomberg, che hanno sicuramente dato molta più sicurezza, e grazie anche appunto a queste nuove economie dove sono stati molto bravi a diversificare non più solo New York come capitale finanziaria, ma New York adesso come capitale anche delle nuove economie, quindi dell'high tech, ci sono tantissimi giovani, tantissimi nuovi lavori, e quindi ovviamente la parte immobiliare ne sta beneficiando. C'è un trend interessantissimo che è quello di riurbanizzazione, dove tipicamente nell'idea dell'America c'è il sobborgo, quindi il suburb, come lo chiamano qui, quindi la villetta o la casetta in fuori città. La gente si sta rendendo conto invece che il modello ora più, dove si vive meglio come qualità di vita, è più la città oppure le zone limitrofe al centro città, dove hai un po' tutto, quindi hai, puoi permetterti la casa un po' più grande, ma allo stesso tempo hai servizi, sei vicino al lavoro. Quindi questo sta beneficiando tantissimo il mercato. Noi crediamo che ci siano nei prossimi anni delle opportunità straordinarie in questi, appunto in queste zone. Il problema spesso è, in queste zone ovviamente un investitore straniero non ha molta conoscenza, e noi facciamo questo: noi strutturiamo al momento le nostre transazioni attraverso quello che chiamano un club deal, quindi semplicemente una partnership fra l'investitore, che può essere americano o straniero, che però non è di New York, quindi non conosce la zona, non è un professionista, e noi, dove entriamo come parte attiva e interessata all'operazione e praticamente guadagniamo in performance fee, quindi esclusivamente basati sulla redditività dell'investimento. Ci sono investimenti attualmente su Brooklyn che pagano una redditività del 6-7%, che la gente non si immagina neanche, visto che a Manhattan parliamo del 2%. Con potenziali di apprezzamento molto molto alti. Si tratta ovviamente di conoscere il mercato e di lavorare assolutamente con partner locali, perché soprattutto in generale ovviamente, ma soprattutto mentre a Manhattan può essere un po' più semplice conoscere le zone eccetera, a Brooklyn o anche in zone del Queens, del Bronx, che sono emergenti e che hanno dei ritorni economici estremamente interessanti, soprattutto in base a paragonati con il rischio, che secondo noi è relativamente basso paragonato all'investimento, sicuramente una partnership tra partner locale e straniero è molto efficiente, infatti stiamo avendo molto successo. Il taglio minimo richiesto al momento sono $250,000, che sicuramente per un investitore che vuole venire a Manhattan sono assolutamente un taglio non sufficiente. Infatti molti investitori escludono New York pur piacendole e vanno magari a Miami o in altri mercati, proprio perché i minimi sono molto alti. In questo caso, essendo una partnership, noi usiamo anche finanziamenti, quindi leva finanziaria, e possiamo avere un minimo di $250,000 per investitore. Che rischio si accompagna ad operazioni del genere? Dal mio punto di vista, dove analizzo molti tipi di investimenti, quindi mercati finanziari e mercati immobiliari, e quindi tutto poi alla fine è una valutazione fra rischio e rendimento, trovo che in questo specifico momento sia estremamente interessante appunto il rischio rendimento, quello che in inglese chiamano un risk adjusted return, quindi il ritorno che possa avere per un dato livello di rischio. Parliamo di un investimento con il 6% di rendimento immediato, più un apprezzamento che noi stimiamo essere del 10-15% annuale,
peggiore delle ipotesi, il mercato può scendere o si può stabilizzare, cosa molto improbabile perché, ripeto, i fondamentali sono molto molto buoni in queste zone. E poi non crediamo che in generale che il mercato sia al momento inflazionato come era qualche anno fa. Al di là di tutto, peggiore delle ipotesi, comunque la domanda di affitti c'è sempre e il 6% si prende. Quindi troviamo veramente un risk adjust return estremamente conveniente in questo momento. Tra l'altro abbiamo tassi di interesse molto molto bassi. Ovviamente questa situazione, non siamo gli unici a vederla, non permarrà indefinitely o a lungo termine. Infatti i prezzi stanno ovviamente anche in queste zone lievitando molto. Si tratta appunto, con un partner locale, vedere quali zone sono ancora emergenti verso altre che sono già a prezzi, per esempio, di Manhattan. Parliamo di un quartiere di Brooklyn, per esempio, come può essere Williamsburg, che è sull'acqua e si affaccia su Manhattan. Mentre 2 o 3 anni fa non era assolutamente conosciuto da investitori internazionali, ora abbiamo chiamate di cinesi che hanno i figli all'università qui e che ci chiedono Williamsburg invece di Manhattan. Quindi sicuramente è cambiato il paradigma. È cambiato il paradigma per un quartiere come Brooklyn, perché prima Brooklyn era non posso andare a New York, vado a Brooklyn. Ora Brooklyn è diventato, questo solamente nell'ultimo anno, un brand internazionale. Col Barclays Center, Brooklyn Art Museum, moltissime compagnie tech sono a Brooklyn perché a Manhattan, e si stanno espandendo a Brooklyn perché a Manhattan non c'è più spazio. Quindi un giovane vuole venire qui e vuole andare a Brooklyn, ma non perché non può permettersi Manhattan, ma perché lavora a Brooklyn, perché Brooklyn è cool, hanno i ristoranti più alla moda. E io spesso, durante la settimana della moda, per raccontare un aneddoto, che poi queste cose, al di là di tutte le analisi tecniche che si possono fare e di due diligence, sono le cose, secondo me, dove si percepiscono certe dinamiche, mi trovavo a una cena con persone della moda, dopo cena, a metà Manhattan, sotto il Plaza, fuori a fumare una sigaretta, dicono andiamo a Brooklyn adesso. Questo l'anno scorso, 2 anni fa, non succedeva. Quindi questa serie di dinamiche, ovviamente, no, se uno non è qui non le può assolutamente capire, come non capisce per esempio la velocità in cui certe cose cambiano. Prezzi che cambiano 10-20% in pochi mesi in Europa, per esempio, sono impensabili. Qui non è un mercato emergente, ma succedono queste cose. Quindi sicuramente, come rischio rendimento, credo che sia un momento estremamente interessante e favorevole per investitori, senza neanche fare poi considerazioni macro, per esempio cambio dollaro, euro, altre monete, ma a livello proprio di fondamentale, secondo noi sono molto molto buone al momento. Ci racconti il mondo di Wall Street? È davvero come lo dipingono film e serie TV, arrivisti, speculatori ed avidi manager pronti a tutto? Il mondo di Wall Street, probabilmente il cinema non riesce a descriverlo a livelli in cui veramente è, quindi sicuramente non si può fare di tutto un erbo in un fascio. Come in tutti i mondi dove circola denaro, ci sono poi gli estremi. Io raccomando sempre comunque agli investitori di fare la loro due due diligence e soprattutto di essere informati, perché comunque abbiamo visto casi come l'ultimo grande di Madoff, dove sono stati frodati bilioni di dollari di investitori. Alla fine io ho avuto a che fare con fondi proposti da lui. La mia filosofia è: quando non capisco qualcosa non lo faccio. E così dovrebbe essere un po' la regola base della nonna, ma dovrebbe essere, secondo me, un investitore. Noi cerchiamo sempre di spiegare quello che facciamo, anche per esempio la struttura che abbiamo fatto. Al momento non è di un fondo, ma è di un investimento più pass-through, trasparente, dove l'investitore ha una quota specifica di un determinato edificio, quindi sa esattamente dove ha investito. Sicuramente chiedere sempre la massima trasparenza. Gli Stati Uniti, che se ne dica, rimangono dei paesi a più alta trasparenza, più alta garanzia a livello legale per protezione degli investitori. Ci sono ovviamente frodi anche qui, però un investitore comunque che fa la sua due diligence, che si pone la domanda basilare di dire quello che non capisco non lo faccio, i rischi sono limitati. Progetti per il futuro? Golf o ancora tanto lavoro? Direi che forse più che golf direi golfo, visto che sono originario del Golfo dei Poeti, che è il Golfo di La Spezia, quindi
prima di passare al golf ora ancora sport abbastanza attivi, poi magari in età più avanzata quando non sarò in grado passerò al golf, però il mio progetto sicuramente di anche la qualità della vita è molto importante, quindi vediamo anche proprio i nuovi trend di dare vacanze illimitate. Noi lavoriamo molto qui col MBO, che è Management by Objective, quindi dei giorni si può lavorare molto, dei giorni meno, e soprattutto l'intensità del lavoro, poi la qualità più che la quantità che è importante. Quindi un buon balance sicuramente fra lavoro qualitativo e qualità della vita, dove l'aspetto creativo secondo noi diventerà sempre sempre più importante per la qualità del lavoro, perché ormai tutto può essere dato in outsourcing a prezzi minori, tutto quello che è più analitico a prezzi minori in altri paesi, o ci sono computer sempre più intelligenti. Quindi crediamo che la creatività sia sempre più importante, infatti anche i nostri collaboratori li incentiviamo, andate, viaggiate, andate in vacanza, prendetevi i vostri tempi, perché è la qualità che conta più che la quantità. Grazie Marco per la tua disponibilità. Grazie a voi.